dovrebbe essere da poliziotto. Io scoprire chi sono i poliziotti finti, quelli che li infiltrati, c'è pieno qua, eh? Io ne ho già scoperti due qua. Lei dov'è? Lei cosa fa qua? Maresciallo, perché maresciallo, fa così? Esatto. Che vergogna. Siamo qua a dare un po' di testimonianza ai ragazzi, cosa stavo in casa, nella mia villa, a vedere questi figli che prendono bastonate. Veniamo. E una bastonatina a 60 anni ce la prendiamo anche noi, una meraviglia. Così i miei figli di hanno papino si fa bastonare. Tu hai saputo delle bastonate ieri in questo lavoro? No, è stato... Beh, questo è... C'è un filmato, adesso è andato online adesso, dove si vede benissimo uno di questi con le mazze che parla affettuosamente con un poliziotto, quasi da collega a collega. Ma è normale, è sempre fatto dai G8. Lo sappiamo che fanno così. Cossiga l'ha detto benissimo. Coprire i suoni della polizia con i suoni delle ambulanze. Dopodiché i giornali fanno il loro lavoro. Voi fate il vostro sporco lavoro. È più sporco il vostro lavoro che non quello dei poliziotti finti. Quindi è così. Lei pensa che quindi più che strumentalizzata dalla sinistra, ma questa manifestazione sia strumentalizzata magari dall'altra parte? Ma non c'è sinistra, non c'è destra, non c'è neanche il Parlamento. Svegliatevi un po'. Il Parlamento dovrebbe essere chiuso domani, non c'è nessuno in Parlamento, vanno lì questi nani, ballerine, ruffiani, amanti, cugini, amici, legulei, vanno lì e deliberano un decreto, tornano, non c'è nessuno, il Parlamento non c'è più, questo è un regime di quelli duri, quindi bisogna affilare le menti, fare delle strategie di protezione per i cittadini, quindi liste civiche dal basso, mandarli tutti a fanculo, ma veramente è nata a Bologna, è nata a Bologna questa cosa qui, questi ragazzi sono gli artefici dell'antipolitica, sono quelli che parlano di rigasificatori, che parlano di inceneritori, di acqua potabile in mano ai comuni invece che alle multinazionali, che parlano di mobilità, di wireless, di WiMAX, sono quelli che da 4 anni fanno l'antipolitica. Quindi partire dal basso, entrare nei comuni e cercare di cominciare a prendere spazi dal basso. Lei ieri l'altra sera era a Reggio Emilia, no? E ha parlato. Sì. Sono nati a Reggio Emilia, abbiamo capito, delle liste civiche, almeno oggi così leggevo sul giornale. E a Bologna lei cosa dice? Sono convinto, sono pieno di ragazzi, sono i meet-up, ci sono ragazzi che vogliono fare qualcosa per la loro città ed è giusto che entrino dei ragazzi residenti qua e che facciano qualcosa per la città. Qui noi parliamo da anni di rinnovabili, di sole, di vento, di fare energia, di spostare le cose il meno possibile, di dematerializzazione, di connettività, parliamo di queste cose da anni. I comuni a 5 stelle sono questi, sono quelli che cambiano l'illuminazione, fanno risparmiare 2 milioni di euro all'anno alla città, sono quelli che fanno pannellano, mettono pannelli per fare elettricità sugli edifici dei comuni, sono quelli che non fanno strade, autostrade, bretelle e turbogas, sì, certo. Non devi andare a lavorare in ufficio con la macchina, uscire, andare in ufficio, è l'ufficio che viene a casa tua, devi avere le connessioni. Allora, queste cose sono la politica, noi siamo in guerra contro il petrolio, contro questi serial killer che trasformano il grano in benzina, cioè siamo in guerra, da domani mattina ogni cittadino diventa uno che si fa la politica, cosa compra, cosa non comprare, come muoversi, deve decidere il cittadino con l'elmetto. Parlavi di trasporti, adesso che a Bologna andate avanti col metro, col Bologna è una città complicatissima, io capisco che è complicatissima, perché vive un po' di rendita, è un po' snob, è difficile gestire una città così, però è una città meravigliosa, piena di studenti. È partito di qua, tenete presente che il V-Day è quello che è partito, ha fatto disgregare un po' la politica, la scomparsa dei partiti, è nata qua l'idea, è stata fatta qua, quindi c'è una ragione. Questa è una città piena di studenti, gli studenti devono riprendersi l'università, si rovescia la piramide come in politica, gli studenti devono stare sopra, sotto ci sono i docenti, i precari, gli ausiliari, i ricercatori, hai capito? Ma sopra siete voi e potrebbe anche essere autofinanziata con una gestione di piccolo azionariato, gli studenti devono tornare al centro della cultura, sono loro la storia, la cultura, il resto non è importante. Quindi si stanno riprendendo e poi il paese... Lei ha parlato appunto dell'8 settembre del 2007, no? L'Day qua a Bologna. Il bilancio da quella data, visto che le vostre proposte, no? Le firme raccolte, alla fine non c'è stato... Sì, bilancio. Come vedi il cittadino fa, abbiamo fatto petizioni, li ha messi
400.000 firme sotto in una cantina. Abbiamo fatto un referendum in un giorno, 1.600.000 firme col secondo, li hanno messi in una cantina, mettono tutto in una cantina. Vai in un comune a filmare i consigli comunali, ti mandano via. Cioè il cittadino non ha più assolutamente nessun tipo di possibilità costituzionale, non c'è, referendum non significano nulla, abbiamo fatto il nucleare, fanno il nucleare, abbiamo fatto quello sulla legge elettorale, hanno fatto le stesse elezioni abusive, anticostituzionali, abbiamo un governo di mascalzoni, cosa vuoi fare? Allora andiamo avanti così, però se adesso si mobilita, questa roba qua è nata spontaneamente, non c'è stato nessun leader qua che ha... È nata proprio in mezzo ai ragazzi e sta prendendo, e non mollano questi qua, e hanno perfettamente ragione. Io sono venuto anche a testimoniare un po' la mia presenza, non voglio portar via l'attenzione da questo, perché è tutta, sono loro gli artefici di questa cosa. E Gelmini, non Gelmini, questi sono dettagli, non è questo il problema della Gelmini o non Gelmini, il problema è che... L'università deve tornare, forse non è mai tornata, ma bisogna fare un grande balzo di immaginazione, di cambiare molto, cambiare dalla base. L'università a Bologna crea sempre tanta discussione, siamo in Piazza Verdi che è considerata il luogo centro del degrado. Vabbè, comunque. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Abbiamo fatto un budè bellissimo qua. Quindi abbiamo fatto delle cose fantastiche. Continueremo a fare. Certo, quindi i ragazzi sono in meetup, te l'ho detto prima cosa succede. Questa cosa non si ferma più. No, vista civica non si ferma più. Noi abbiamo fatto il secondo V-Day sul vero cancro di questo paese, che è l'informazione. Togliere i finanziamenti agli editori, perché tutti i giornali, se togliessero i finanziamenti, sono tutti statalizzati. Sono i veri comunisti. Noi abbiamo una specie di politburo dell'informazione, prendono i fondi, i soldi dalle tasse, giornali del libero mercato prendono soldi, cioè è finita, stanno chiudendo. Il Washington Post, sul Washington Post, sul New York Times c'era scritto quando sarà l'ultima data dell'ultimo numero del New York Times, quindi lo sanno, entro un anno o due non c'è più il cartaceo negli Stati Uniti, questi chiuderanno dopodomani, chiudono le emittenti, i media si stanno andando sotto, non c'è più la pubblicità, nessuno la regge più, il problema della pubblicità è serio perché sta drenando sulla rete, la rete sta cambiando questo cazzo di mondo e speriamo che lo cambi, e lo sta cambiando, solo che questi settantenni con delle prostate enormi non sanno assolutamente, cosa sia. E l'opposizione che doveva prendersela la rete non sa neanche cosa sia. D'Alema diceva non uso neanche il telefonino, il globulo Fassino dice un computer, per l'amor di Dio, fanno gli snob, Veltroni non ne parli, fanno gli snob, sono quelli che quando c'è la macchina da scrivere dicevano io uso la stilografica, quando c'è il computer usano la macchina da scrivere, sono gli snob un po' retro, hai capito? Sempre con le tecnologie precedenti, loro non si affidano a queste, quindi sarà la loro rovina, perché questa tecnologia lì li sta travolgendo. Ciao. Con questa classe di imprenditori dove vai? Che facoltà fanno? Scompariranno le umanistiche, scompariranno le facoltà di critica verso la società, ti formeranno un ingegnere per quell'azienda lì che saprà solo di quell'azienda e fuori non capisce un cazzo. Questi vanno fermati con ogni mezzo lecito, ogni mezzo, quindi facciamoci venire delle idee. Loro si travestono da finti manifestanti poliziotti, noi ci travestiremo da poliziotti. Quindi vediamo dove andiamo a finire. Faremo dei critical mass, bloccheremo sempre con sistemi intelligenti. Noi siamo quelli che devono avere le idee, loro non ne hanno più. Ciao. Grazie. Senti, il referendum del PD contro la Gelmini, hanno tentato. Sì, ma il referendum, qualche fine fa. Una battaglia più ampia. Abbiamo fatto 3, ne abbiamo fatto 6. Quindi dice, scusa, grazie. Grazie. Ma ci vogliono altri sistemi, ripeto, che dica che si sposta la votazione, che il quorum, oppure basta qualsiasi cosa per renderli invalidi. Quindi non, loro deliberano su tutto, cambiano una parola di una legge e bisogna fare anche una rivoluzione semantica sulle parole. Quindi le facoltà di letteratura, di lettere, le facoltà, diciamo, prettamente culturali devono tenere sotto controllo
questa rivoluzione della sintassi che fanno nelle leggi, cambiano parole, mettono in invece di tra, cambiano una virgola, sostituiscono una parola con un'altra e cambiano la Costituzione addirittura attraverso queste postille. Il 238 del codice penale è stato cambiato sotto gli occhi di tutti, sotto i ministri che non capiscono perché sono ormai andati. E il 238 era quello della P2 che diceva che chi attenta alla Costituzione con ogni mezzo, con qualsiasi mezzo, è punibile con 10 anni, quello della P2. Hanno tolto la frase con qualsiasi mezzo, ha messo la frase con atti violenti. Atti violenti siamo noi, atti violenti è una manifestazione così, può succedere qualsiasi cosa. L'atto violento rischia 10 anni, invece loro con i loro mezzi leciti, cambiare leggi in questo Parlamento inesistente, non rischiano nulla. Quindi siamo di fronte degli avvocatichi, questi legulei che ogni giorno guardano e modificano, non abbiamo neanche la conoscenza di nulla, delle leggi, della Costituzione, non sappiamo niente. Loro lavorano 24 ore su 24, contro la democrazia, contro il cittadino, quindi siamo in un regimetto carino, quindi dobbiamo prendere spunto da chi fa resistenza dove ci sono i regimi veri. Qui arriverà la privatizzazione degli ospedali, privatizzazione dell'acqua, dell'energia, stanno arrivando anche qua. Allora andiamo a vedere cosa fanno, per esempio, dove hanno privatizzato l'energia totalmente. In Sudafrica due famiglie su quattro non hanno l'energia. Perché? Perché si ha attraverso tessere prepagate. Tu paghi prima, poi metti la tessera e eroga l'energia. Allora, due famiglie su quattro non hanno l'energia perché non hanno i soldi. Allora, che cosa hanno fatto i cittadini sudafricani? Sono organizzati, fantastici, fanno delle bande. Ci sono delle bande con i passamontagna di notte. No, non parlo di energia. Quindi, bande di elettricisti col passamontagna che vanno, aprono i contatori, riattaccano i fili e danno la corrente ai sudafricani. Noi dobbiamo organizzarci con queste bande di elettricisti, bande di idraulici, di falegnami, col passamontagna. Sì. Noi dobbiamo tagliarci i cavi dell'Eni, altro che comprare azioni, fare case che fanno energia e fanno rete tra loro. Noi dobbiamo fare rete, se internet funziona, funzionerà anche la rete sull'energia, la rete sull'acqua, capito? Questo è il primo passo. Tra noi non ci deve essere più nessuno. Social network si chiamano, questi sono i nuovi passaggi della democrazia che dobbiamo fare. E dovete fare voi, io ho 60 anni ragazzi, basta, io ho più di questo. Quante cause hai già antiche? No, ma le vinco. No, c'è un pezzo del tuo spettacolo in cui dicevi che tuo figlio aveva stupito tutte le cause. Beh, c'è. Adesso ho 7-8, ma le vinciamo. Però sono procure di coglioni, avvocati, memoria, presentarti. È intimidazione oggi una causa per diffamazione. Senti, Obama invece come lo vedi in America? Beh, Obama è Gesù, Obama è il nuovo, è Gesù, è il Messia. No, veramente. Addirittura. È certo. Obama nasce dal basso, ma no, nasce dal basso, sfrutta i social network, sfrutta la rete, usa i blog, prende soldi dai cittadini e non dalle major, è fantastico, proviene dal volontariato, è uno straordinario, farà dei cambiamenti epocali, deve vincere, assolutamente. Poi non è negro. Sono quelli che non si capisce, ma non è negro. C'è una via di mezzo lì che non si capisce, negro, anche Powell non è mica negro, intanto dico lei è negro, io dice no. No, ma sai, lì deve combattere con un'ignoranza profonda del popolo americano che non sanno nulla, sono queste fattorie sparse. Lì vertono sulla religione, sul diavolo, sul peccato, sul sesso, perché sono cose che fanno presa. Ma lì, per quello è nato Bush, è nato Reagan, perché c'è una profonda non conoscenza. Ma questo è un uomo fantastico, ragazzi. Fantastico, fantastico. Deve vincere. Io vado a votare, anche me ne batto, vado là. Dove? A New York? Voto alla California. La California è un paesino in Toscana. A Genova c'è stato uno entrato, ha fatto una rapina, non mi credi.
col passamontagna del suo conto corrente. Mi dia i soldi che ho, sono io.